Allora Simone, il giorno dopo, bei voti e giudizi positivi. Ieri abbiamo visto una partita da parte tua intensa, la magia sul rigore, una bella diagonale in difesa e poi il gol. La tua personalissima valutazione della partita di ieri. Ho fatto una buona gara, sono contento anche di aver giocato 90 minuti e perché mi serviva per me per capire un po' se riuscivo ad arrivare a fine partita senza troppa fatica. Però io sono convinto che quando fai una buona partita devi subito girare pagina, non serve star lì tanto a pensare sì, sei stato bravo, hai fatto questo, hai fatto quell'altro, perché come quando perdi, che hai voglia subito di cambiare pagina per dimostrare che tutto quello che hai fatto prima non eri tu, deve essere la stessa cosa anche quando fai bene, perché comunque bisogna sempre dimostrare, non bisogna mai fermarsi a una partita fatta bene. Tu sei arrivato in punta di piedi con umiltà, dicendo datemi un po' di tempo, ho bisogno di capire questa squadra. A questo punto il tuo inserimento a che punto è? No, è un buon punto. È logico che, come ho già detto l'altra volta, nel mondo del calcio ci sono dei tempi un po' più lunghi. È difficile entrare in una mentalità di una squadra e nella fiducia dei tuoi compagni, anche se vedo che comunque i miei compagni ne hanno su di me. Però diciamo che sì, sono a buon punto, dai. Tu sei abituato a stare nei piani alti della classifica, adesso il campionato arriva a un punto delicato, i punti contano forse ancora di più del necessario, quali sono gli ingredienti per continuare a fare ancora bene da qui alla fine della stagione? L'ingrediente è giocare partita dopo partita, quindi ogni domenica è una finale, se vinciamo quella possiamo andare avanti, se perdiamo siamo fuori, quindi bisogna pensare così, con questa mentalità e arrivare fino alla fine. Oramai ne mancano poche, bisogna stare tutti sul pezzo come abbiamo dimostrato in queste ultime quattro partite, dal portiere fino all'ultimo ragazzo che purtroppo rimane in panchina. Però questa secondo me è l'unica cosa che è importante veramente che ci deve essere.